PR d'Acqua News, Einstein Space, sta Matteo della Decima per una serata veramente molto molto coinvolgente, magica, un'atmosfera bellissima, grazie al jazz di Stiepko Gut. Intanto grazie di averci accordato questa intervista e soprattutto di essere qui in questo momento. E grazie. Sono molto molto contenta di averti, di poterti intervistare. Grazie, anche grazie a lei. Anche io... I'm happy too. è felice. Sarà un'intervista un po' particolare questa, perché avremo forse bisogno dell'intervento di Loredana, che comunque è una bravissima cantante jazz, perché ovviamente Stiepko parla inglese e italiano, insomma, però... E non solo, però insomma, magari c'è bisogno di un aiutino. Intanto ti volevo dire che sei bravissimo. Grazie, per me questa è una bellissima serata. Great pleasure, piacere, grande piacere suonare con grandi musicisti, Stefano Segni e Fabio Grandi. Com'è nata la collaborazione con Stefano? Con Stefano prima volta, io conosco il nome di Stefano molti anni e a questa prima opportunità con Fabio io ho suonato molte volte e diverse situazioni con un big band di Vignola e anche un CD per Loredana insieme e anche qualche concerti in Sicilia, un quintetto e so. In Italia suoni spesso, quindi adesso sei in Italia di passaggio, però suoni abitualmente in Italia, da queste parti a Bologna. I didn't really get. Usually, did you play often in Italy? Yes. I played for molti anni. Io penso 83, prima volta ho suonato un festival di. Tanti anni fa, sì, prima volta un bellissimo festival, jazz festival Ivrea. E incontrato prima volta un giovane pianista, adesso un grande pianista e molto famoso italiano, si chiama Dado Moroni, un grande pianista. Con cui hai collaborato per un sacco di anni. Later we were meeting and playing at Verona Jazz Festival. We played together in New York and we played jazz. Poi si sono incontrati altre volte, hanno suonato in altri posti. Sì. E anche dopo con diversi musicisti italiani, ho suonato a Verona, Padova, Vicenza. Qual è il musicista italiano che ricordi di più tra quelli, a parte Dado Moroni, con cui hai collaborato? Con molti, Nico Menci, Paolo Benedettini, Alessandro Minetto e molti anni con Gianni Basso. Gianni Basso è una leggenda di jazz italiano. Gianni Basso e anche musicisti di Sicilia, Giovanni Mazzarino, Rino Cirinà, anche molti musicisti. Com'è nato l'amore per il jazz? We love jazz. Come nato? Your love for jazz. E non lo so, questa è una storia vecchia. Quando io come bambino e con questi vecchi radio, io guardare per musica, io so 12 anni, 13 anni vecchio, è una musica mi piace molto, non lo so come si chiama questa musica. E dopo io suonare a scuola di musica e tutto, e prima volta quando ascoltare un jazz concerto, questa è musica che ti piaceva da ragazzino. I was looking for. Lui stava cercando quella musica lì per capire quale musica fosse, per capire qual era, che tipo di musica fosse quella che a lui piaceva, che aveva sentito alla radio. Quando l'hai scoperto hai detto che non potevi lasciarla più, non potevi non suonare.
No, quando... solo mi piace, molto piace io studiare musica classica, questo è... Questo. E dopo io studiare anche jazz. A che età hai iniziato? In America, così. Che anno? Jazz o tromba? Tromba ho iniziato con jazz? 69. Sì. E tromba invece la tromba? 63. Oh, I'm 64. Quanti anni avevi? 13 anni. A 13 anni hai iniziato a suonare la tromba, che ti ha accompagnato per tutta la vita, anche adesso. Anche adesso, sì. E non la lasci mai? Non lo so, questo è una... come si chiama? That's one of my loves. È uno dei suoi amori, non potrebbe lasciarlo. Sì. Ma anche Italia è uno e di infatti ti volevo chiedere tutta questo. Tutta Italia, bella, bella. Adesso vorrei stare in Sicilia, vero? Sì, io un giovane, meno di un anno adesso, ho comprato una casa a Sicilia, a Gela, e adesso io un bambino siciliano, so non un anno, 9 mesi adesso. Ah, ok. Lui sta in Sicilia da 9 mesi, è come un piccolo bambino siciliano. Quindi devi ancora crescere. Sta rinascendo siciliano. È bellissima questa cosa che stai rinascendo siciliano, sì, sai? Sì. Ti chiedo questo, quante ore ti alleni al giorno? Quando giovani molto di più. Adesso è importante minimo 2 ore al giorno, ogni giorno tromba. La tromba è una come prigione, un po' ecco. Come prigione, ogni giorno. Ogni giorno. Possibile quando suona un concerto 2-3 ore o non lo so, questo giorno. Oggi hai suonato tanto, oggi. Sì, oggi pomeriggio ho suonato un poco e oggi mattina un poco. E questo è importante, questo è un lavoro per tutta vita, tromba è così. Chi fa l'artista fa un lavoro per tutta la vita, infatti. Sì, è non difficile quando è... Il tuo cuore. Sì. Potresti suonare un'altra musica che non è jazz? Anche, sì. Ah. Sì, anche io. I love all the music that is played good. Love all the music that is played good. And a lui piace tutta la musica buona, cioè l'importante è che sia una buona musica, che sia bella, lui piace suonarla. And I also play anche io suono diversi progetti. Quanti progetti hai? Per anno. No, adesso, quali stai seguendo? Lui dice che ha suonato, suona usualmente diversi progetti, non solo di musica jazz, musica che è un connessione con jazz, anche ho suonato con gruppe, per esempio una gruppa che suona rock. Ah, hai fatto rock? Pezzo, sì, sei un rocker? Suona un pezzo, noi abbiamo bisogno una tromba, un poco di jazz, un poco rock. Sì, ok, io provare. Questo, e ti è piaciuto? Sì. Allora, io ti ringrazio perché è stata un'intervista bellissima, ti sei raccontato come nessuno ha mai fatto ai miei microfoni. Grazie. Spero che tu ti sia divertito. Quindi tornerai presto, comunque a Liechtenstein magari, però altrove, sì, no? Sì. No, tornerà proprio qua, ci sarà. Sì, anche in luglio. 14 luglio. Allora ricordiamo l'appuntamento per bene, Loredana. Sì. Il 14 luglio Schiacco tornerà e saremo in 6, sarà il mio gruppo Loredana Melodia Sextet, presenterò il disco che abbiamo appena registrato. Il 14 luglio qui. Quindi segnatevi la data, Stiepko Gut torna all'Einstein Store Space, insomma, in questo bellissimo spazio, a suonarci del jazz standard che ci ha fatto innamorare. Jazz puro, per chi non lo conoscesse io lo consiglio davvero. Quindi l'appuntamento è per il 14 di luglio, ovviamente con Loredana Melodia e con te. Grazie. Grazie anche, grazie a te. Alla prossima per Terre d'Acqua News, Silvia Sax. Ciao, grazie Silvia. Ciao.